una settimana all'insegna della cucina tradizionale, che da domenica 2 dicembre a giovedì 6 ha visto a Gubbio lo chef Giorgione, proprietario del noto ristorante alla Via di Mezzo a Montefalco, e la troupe di Sky Gambero Rosso, per la registrazione di ben 4 puntate della trasmissione Giorgione Orte Cucina, che andranno in onda a partire dal 21 dicembre sul canale 412 di Sky e su TV8. Le trasmissioni, incentrate su produttori e prodotti locali, saranno un modo per mettere in luce tutti i fiori all'occhiello del territorio, dall'albero più grande del mondo alle ricchezze storico e culturali, al fine di incrementare l'offerta per turisti e visitatori. Bisogna parlarne, bisogna farle vedere queste cose, raccontare delle storie sul territorio, sugli areali, fare in modo che la gente venga e non solo vi dà un museo o delle belle mura, un bel castello, una bella piazza, ma se vada in giro a cercare i prodotti straordinari che questa terra che c'è qui intorno dà. Quindi il turismo deve passare per, mi spiego meglio, il viandante è sempre stato un grande curioso, andare incontro alle cose con la curiosità e non con la diffidenza, andare in cerca, vedere, non parlare di un marchio privato, ma parlare di un vitigno, di un tipo di olio, di un tipo di allevamento, di situazioni che fanno in tanti magari, e poi uno sceglie, ecco la scelta, ci manca un po' la scelta, la capacità di scelta, perché la grande distribuzione ha un po' uniformato tutto. Andare in giro e scegliere vuol dire assaggiare cose nuove. Il percorso, voluto e organizzato dal Comune, dall'Associazione Insieme, dall'Università dei Muratori, dall'Accademia della Cucina, con il supporto dell'Assessorato al Turismo della Regione Umbria, si è concluso ieri sera agli arconi del Palazzo dei Consoli, dove Giorgione e tanti volontari hanno messo in tavola i piaceri della tavola gubina secondo Giorgione, con un menù tipico tutto da gustare. C'è questa squadra di questi ragazzi, signori, eccetera, il signore, che da stamattina si stanno dando da fare. È un menù articolato, è una commissione fra quello che mi piacerebbe fare e quello che poi in realtà fanno loro, quindi no, non ci siamo cozzati l'uno con l'altro. Abbiamo cercato di fare un menù che fosse alla fine gradevole. Cominciamo con degli antipasti fatti molto semplicemente con dei crostoni, uno fatto con il padè di fegato classico della Umbria, perché qui si fa solo con quello, e poi con delle acciughe un pochino vestite, come si direbbe. E poi oggi è periodo di cardi, quindi abbiamo trovato questi cardi dalla rotoria, qui, quella rotoria qui sotto, dove ci sono queste persone che fanno questo orto fantastico. Abbiamo staccato il cardo, l'abbiamo cucinato e l'abbiamo fatto bianco invece che rosso, una variazione sul tema, ma non per questo meno gustosa. E questo è l'antipasto. Poi sono i passatelli, chi meglio di questi signori poteva fare i passatelli. Abbiamo fatto un brodo di chianina strepitoso, è venuta una cosa buonissima. Questo produttore locale di Ciao delle Vacche è bellissimo, c'è questa azienda meravigliosa. Dopodiché siamo andati agli arrosti misti, abbiamo preso l'agnelli, abbiamo preso i polli, abbiamo preso le faraone e le abbiamo fatte un po' qui, un po' là, un po' arrosto con quelle e con quell'altro. Abbiamo fatto un po' di tradizione locale, un po' di quello che spesso mi viene in mente, come si dice, facciala come mi pare poi alla fine, no? E poi, vabbè, un po' di contorno e poi dopo ci sono i tozzetti col vin santo, giusta conclusione di un pranzetto così, per buttarla a caciara e per stare insieme, ecco. Un modo per divertirsi, ma anche per aprire una finestra su realtà importanti e innovative del territorio, come quella di Aratorio Familiare, un progetto di condivisione sociale della terra con spazi messi a disposizione dalla Curia, per far sì che chiunque possa coltivare e condividere con gli altri i frutti del proprio lavoro, portando in tavola prodotti a chilometro zero. Il discorso del chilometro zero è un po' strano, perché io non dico che è la provenienza che fa un prodotto buono, e chi lo fa? In realtà possiamo prendere anche dei prodotti lontani se sono fatti bene, però in realtà oggi siamo qui. L'Eugubino è un areale fantastico, io ho girato qui intorno, adesso con il camera abbiamo fatto un po' di riprese per fare una serie di puntate proprio di questa zona. Beh, ma è pieno di eccellenze, è pieno di cose straordinarie, dal formaggio alla carne, dall'orto al vicino. Di tutto di più, siamo andati a cercare i tartufi nei boschi, abbiamo capito che c'è anche gente che non sfrutta il bosco in maniera totale, c'è questo personaggio che addirittura preserva le piante più grosse perché si sa che da quella pianta più grossa il micelio del tartufo poi si sviluppa meglio, cioè c'è anche un rispetto per il cosiddetto territorio, fa piacere vedere che c'è gente, soprattutto tanti ragazzi, che si stanno rioccupando di agricoltura, di allevamenti, di orticoli, cioè è una cosa bella vedere i ragazzi che si danno da fare, c'è questa associazione insieme che si danno da fare, ci hanno seguito, ci hanno protetto, ci hanno coccolato, non so come dire, è veramente un bel ambiente. E poi, Gubbio ragazzi, ma che dire, è veramente una delle città medievali più belle perché è intatta, l'uomo qui l'ha fatti forse ai tempi dell'Avanti Cristo i danni, ma ormai non l'ha fatti più.